Parto dal primo punto che interviene sul secondo punto del deliberato, quindi aggiunge a cui saranno invitati a partecipare i municipi competenti per territorio riferito alla partecipazione delle singole conferenze dei servizi per quello che sarà lo spettacolo viaggiante. Quindi naturalmente è importante che siano invitati i municipi perché diano la loro conoscenza storica e quotidiana, costante di quello che è l'attività dello spettacolo viaggiante in sé e quindi è importante la loro partecipazione. Al punto 4 del deliberato, invece, naturalmente vado a sottolineare che ogni azione, qualora non fosse chiara, come la chiusura dei contratti relativi al piano di settore o la eventuale possibile regolarizzazione degli esercenti relativi al pagamento, insomma, del canone di occupazione di suolo pubblico, chiedo di inserire che tutto avvenga solo a seguito o comunque contestualmente alle conferenze dei servizi, proprio perché non sia dato. Insomma, non si faccia un passo in più fino a che non saranno analizzate tutte le carte, attività per attività. Questo naturalmente anche a tutela delle stesse attività. Sul punto 5 del deliberato vado a sostituire con le seguenti parole e poi spiego la ratio, quindi valutare eventuale rinnovo delle concessioni a seguito della o delle conferenze di servizi e nel rispetto del quadro normativo con riferimento ai requisiti che le attività devono osservare, così come riconoscendo priorità all'interesse pubblico ai fini del contrasto al degrado, questo è molto importante. Pertanto, escludendo ogni possibilità di rinnovo per concessionari revocati sia in forza di provvedimenti della giurisprudenza amministrativa passati in giudicato, sia su iniziativa di Roma Capitale, cui iter, però solo nel caso in cui iter amministrativo risulti completo e perfezionato. Questo naturalmente perché in fase di discussione nei municipi si è evidenziato che in alcuni casi l'attività non garantiva l'interesse pubblico piuttosto l'interesse privato del gestore e comunque alcuni gestori sono stati appunto soggetti a provvedimenti diciamo appunto della giurisprudenza amministrativa, come dicevo nell'emendamento, e pertanto è giusto che questi, qualora abbiano proceduto con delle irregolarità, qualora naturalmente solo laddove queste non siano causa del mancato dialogo dell'amministrazione, naturalmente non potranno rinnovare la concessione se è stata violata la legge. Ecco. Al punto 6 del deliberato, cancelliamo semplicemente per non creare ulteriore confusione, appunto, discriminazioni su azioni, diciamo, a livello urbanistico, così come abbiamo poi delineato all'interno della delibera, perché abbiamo circoscritto tutte le azioni che saranno concesse per le future concessioni, abbiamo cancellato una frase perché non si aggiungesse confusione alla lettura del deliberato, quindi cancelliamo il riferimento al protocollo di un atto dell'Avvocatura Capitolina che mi hanno evidenziato che potesse creare confusione. L'ultimo emendamento, che è un po' più lungo, andiamo appunto a definire, come ho anticipato prima, quello che ci si aspetta dal futuro piano di settore, quindi sulle future concessioni delle aree pubbliche, quindi in particolare anche una serie di punti che definiscono quello che ci si aspetta e che poi saranno soggetti anche a un subemendamento a firma Celli, che mi trovo d'accordo, anticipo anche questo. Quindi rispettare naturalmente le compatibilità urbanistiche dei PRG e paesaggistiche del DPTPR, naturalmente questo è un po' ridondante, ma è giusto che sia ben chiarito all'interno della delibera. Evitare insediamenti all'interno di vincoli ove sia disposta salvaguardia prescrittiva. Evitare per le nuove concessioni che comportino autorizzazioni ai sensi del regolamento edilizio, specifico solo per le nuove concessioni, perché tutte quelle già esistenti appunto vedranno analizzata la loro situazione in conferenza dei servizi. E come ultimo punto sono definite attrezzature compatibili con gli spazi riservati agli spettacoli viaggianti,
apparecchi automatici, diciamo i distributori automatici, che andranno a sostituire quello che fino ad oggi è stato il cosiddetto punto ristoro dei punti verde esistenti fino ad oggi. Questa parte prende spunto da quello che era il bando del 1999 e va a delineare appunto quali saranno le attrezzature compatibili nelle future licenze concesse da Roma Capitale. Naturalmente ribadisco anche qui che tutti i servizi dovranno essere realizzati in osservanza alla normativa vigente sulla eliminazione delle barriere architettoniche e dovranno altresì prevedere attrezzature specifiche per l'uso da parte delle persone con disabilità. Non solo, il rilascio di eventuali licenze commerciali resta comunque subordinato da parte dell'approvazione dell'amministrazione comunale e da parte di un provvedimento specifico che lo autorizzi. Credo di aver concluso. Ah, no, c'è un altro emendamento che purtroppo non ho sotto mano, che si riferisce alla rimozione del termine parchi divertimento sia dal titolo che dal deliberato, proprio per evitare che si continui con la confusione con i diversi tipi di attività. Seppure oggi la denominazione è questa, quindi spettacolo viaggiante, parco divertimento e punto verde infanzia, che sono disciplinati dallo stesso regolamento, all'interno di questa delibera lo andremo a chiamare solo parco divertimento o meglio punto verde infanzia, per non procedere con la stessa confusione che ha insistito fino ad oggi. Grazie.